Attesissimo dai fan, arriva finalmente il primo e ultimo DLC single player di The Last of Us. Si chiama Left Behind e ci riporta nel mondo cinico e spietato tratteggiato dall'action adventure firmato Naughty Dog. Ancora una volta, il team punta tutto sulla narrazione e sulla sceneggiatura, consegnandoci un contenuto aggiunto capace di risvegliare emozioni fortissime. La storia di Left Behind copre un piccolo buco narrativo del gioco originale e si ambienta sostanzialmente nel periodo immediatamente successivo alla rovinosa caduta di Joel, che mette a repentaglio la vita del protagonista. Vestiremo quindi i panni di Ellie, che mentre tenterà di salvare il suo compagno di viaggio, ricorderà i giorni passati in accademia. In fondo, la trama si trova quindi a raccontare del rapporto tra Ellie e Riley quando si trovano ancora a Boston, prima degli eventi del gioco principale. È la storia di un'amicizia tra due ragazzine cresciute troppo in fretta e di una giornata passata a esplorare un centro commerciale abbandonato per provare a lasciarsi alle spalle la tragedia di un'umanità che di fronte alla minaccia dell'estinzione non trova altra risposta che quella di diventare ancor più cinica e crudele. Si tratta, in linea con le aspettative, di un racconto toccante e trascinante, sostenuto da una sceneggiatura veramente eccezionale. Fatta di momenti davvero unici, la storia di Left Behind lascia senza fiato, rappresentando nuovamente uno dei più alti esempi di sceneggiatura videoludica. Durante le circa 2 ore di gioco, il gameplay di Left Behind mostra una decisa somiglianza con quello del capitolo originale. Dovrete andare in giro, affrontare alcuni combattimenti e risolvere un paio di enigmi abbastanza semplici. Per le scene d'azione non ci sono particolari novità, almeno per le meccaniche base. Niente armi nuove né inedite tipologie di nemici, ma solo un livello, il centro commerciale, che è molto diverso rispetto agli ambienti chiusi di The Last of Us ed offre tante opzioni in più. È possibile nascondersi in 1000 posti, trovare diverse strade per arrivare all'obiettivo, oppure usare l'ambiente circostante a proprio vantaggio. Ci sono un paio di punti in cui è possibile ad esempio svegliare i clicker e sfruttarli per far piazza pulita degli altri nemici. Eppure quello che conta non è tanto l'azione, ancora legata al sistema di costruzione degli oggetti, quanto la perfetta realizzazione di alcuni momenti della giornata di Riley ed Ellie che lasciano il segno. L'idea di avere un intero mall americano a nostra disposizione darà vita ad alcune situazioni davvero originali, che di fatto rappresentano l'aspetto più riuscito di questo nuovo esperimento narrativo. Left Behind è un DLC che non stravolge il gameplay del titolo originale, ma che anzi lo mette quasi in secondo piano. Le scene d'azione sono efficaci, estese, persino difficili dato il numero di nemici, ma in fondo quello che vi resterà dopo aver giocato a questa mini avventura saranno le emozioni legate a questa giornata così strana, così lontana dalle logiche spietate del mondo di The Last of Us e al contempo così cinicamente spietata. Coraggioso e toccante, da prendere ad occhi chiusi nonostante una durata non eccezionale.